Quindi violenza di genere e maggiormente violenza sulle donne nel 2015 è ancora di piena attualità e il Rotary di Riso Radischia con il presidente Bernardo De Martino questa mattina al Re Ferdinando ha fatto un focus per tenere alta l'attenzione e per continuare a gridare questo no, che è contro una delle violenze peggiori che la nostra società continua a sopportare e a portare avanti. Sì, c'è un sommerso ancora enorme, quindi c'è ancora tanto da lavorare per far sentire alle donne che non sono sole a combattere contro questo male terribile, per far emergere tanta violenza, tanta storia di sopraffazione, di soprusi che ancora rimangono chiusi nelle mura di casa. E dobbiamo lavorare per dare alle donne la possibilità di liberarsi da questa schiavitù. Dobbiamo fare in modo che si possano sentire non più sole, ma avvolte da una rete in grado di sostenerle. E poi ci vuole tanto lavoro in casa, in famiglia e nelle scuole perché bisogna fare una rivoluzione culturale. Dobbiamo cambiare, la storia degli uomini, il loro modo di intendere i rapporti d'amore. E quindi bisogna un po', lavorare principalmente sui giovani, sui bambini e sui giovani, perché è nelle case e nella scuola che si combatterà questa lotta. La violenza era uno schiaffo, poteva essere una percossa, oggi la violenza è molto più semplice, a portata di mano, magari a portata di dito, basta uno smartphone per violentare, stalkerizzare, la vittima non è neanche più donna, bensì potrebbe essere tranquillamente un uomo, ma il problema più grande è che non c'è più neanche l'età che fa la differenza, oggi basta un 14enne armato di smartphone che può trasformarsi nel peggiore stalker. Anche di questo è stato parlato questa mattina al Re Ferdinando, quali saranno i progetti futuri per il Rotary? Sì, anche di questo si è parlato e oggi la tecnologia che trasforma il mondo nel giro di pochi anni è una sfida continua. È una sfida continua sia al legislatore, sia alle forze dell'ordine, ma principalmente alla famiglia, che deve insegnare a giovani, a giovanissimi, a gestire delle cose che probabilmente sono più grandi delle loro capacità di comprensione. Cioè oggi con un telefonino che un bambino di 12-13 anni sa usare sicuramente meglio di me, può compiere dei reati di cui forse non ne ha neanche la piena consapevolezza. E quindi questo è un argomento importantissimo che dovremo portare avanti in collaborazione con le scuole. Probabilmente però da portare proprio dentro le scuole. Quindi